essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Io sono una coach, un'insegnante e una formatrice nell'ambito della crescita personale e spirituale. Mi ritengo esperta di energia in quanto la mia sensibilità mi ha aiutato a riconoscere un nuovo linguaggio, che è quello il linguaggio energetico, ok? Proprio in questo video andremo a parlare di energia secondo la legge dell'attrazione, va bene? Per chi non conosce la legge dell'attrazione, la legge dell'attrazione è una legge universale secondo la quale i simili nei pensieri si attraggono, va bene? In realtà non si tratta solo di pensieri, ma di pensieri e di onde energetiche vibratorie che noi emettiamo all'esterno. Attraverso cosa? Attraverso l'unione dei pensieri più le nostre emozioni, va bene? Quindi praticamente noi attraverso un pensiero ben focalizzato, un'emozione molto intensa, siamo in grado di manifestare la nostra realtà e molti credono che questa sia magia, ossia la solita metafisica che viene raccontata dalle persone che studiano la New Age. In realtà questo è anche questo, ma in realtà è una legge universale, reale, concreta, che si manifesta proprio nel piano della materia. Noi siamo creatori della nostra realtà. Abbiamo già parlato in altri video del fatto che abbiamo una parte consapevole e una parte inconsapevole, e che quella che crea è proprio la parte inconsapevole, cioè non inconsapevole, la parte inconscia, la parte più grande del nostro intero sistema. Però noi possiamo far sì che l'inconscio collabori a nostro favore se noi sappiamo come fare. Ok? Quindi è molto interessante parlare del concetto della riprogrammazione associato alla legge dell'attrazione, perché alla fine quello che noi desideriamo è creare una vita felice, una vita appagante. La maggior parte delle persone non sanno come esprimersi e vorrebbero avere un lavoro migliore, guadagnare più soldi, avere più amici, avere un compagno di vita, una compagna, e quindi non fanno altro che chiedere, pregare. Alle volte però questo non avviene. Adesso in questo video andremo a spiegare il perché. Allora, vorrei raccontarvi anche delle mie esperienze di come la legge dell'attrazione alle volte ha funzionato anche in un secondo, e quindi veramente prove concrete che questa legge esiste. Allora, io ho un desiderio. Mettiamo che questo desiderio è rappresentato da questa crocetta e si trova qui in questo piano vibratorio. Ok, se io vibro qui in questa frequenza, non riesco a raggiungere il mio desiderio. Quindi è importante che le mie onde energetiche, va bene, si innalzino nella frequenza del mio sogno, del mio obiettivo, del mio desiderio. Tanto è vero che l'Arcangelo Michele, ragazzi, l'Arcangelo Michele, cerchiamo di vederlo come una coscienza consapevole che ci aiuta anche nella manifestazione dei nostri desideri. Non è un genio della lampada, ma è un grande aiutante spirituale, che quando praticamente noi siamo allineati, le nostre intenzioni, parole ed azioni sono allineate a cose elevate, che possa essere anche abbondanza economica, che possa essere amicizie nuove, un compagno di vita, come ho detto prima. L'importante per lavorare con l'Arcangelo Michele è che tutto sia in allineamento con l'amore e senza violare le leggi universali, quindi senza forzare degli eventi, perché chi forza gli eventi pratica altre arti. Invece noi stiamo praticamente creando consapevolmente la realtà che vogliamo in allineamento all'amore. Ripeto, per l'Arcangelo Michele anche la manifestazione di abbondanza economica è amore, quando noi creiamo per avere una vita migliore, una vita più agevole, una vita più felice, una vita più abbondante. Quindi cerchiamo di non confondere l'Arcangelo Michele con alcune credenze popolari o religiose che a qualche livello
l'arcangelo ci possono far confondere e quindi magari crediamo che l'arcangelo Michele predichi la povertà. Ecco, io lavoro a stretto contatto con la frequenza dell'arcangelo Michele già da più di 12 anni. Vi posso garantire che l'arcangelo Michele parla di abbondanza. Potete ascoltare il processo del perdono su YouTube dove c'è una canalizzazione in cui l'arcangelo Michele parla proprio di questo argomento. Va bene, ora ritorniamo alla legge dell'attrazione. Quindi, secondo la legge dell'attrazione, i simili nei pensieri si attraggono. In realtà si attraggono anche i simili nelle emozioni, va bene, nei pensieri. Quindi, quando io vibro a una certa frequenza e un'altra persona vibra a una certa frequenza, ecco che poi l'universo ci fa incontrare. Questo può essere sia in una relazione di lavoro, in una relazione di amicizia e in una relazione d'amore, va bene. Però, molte persone si chiedono: ma perché io attratto quell'evento, quella persona negativa, perché noi abbiamo due attrattori principali, va bene? Allora, il primo attrattore è: io posso creare la mia realtà attraverso questa frequenza, amore, paura, ok? Quindi voglio dire, se io sono vittima di un evento negativo dove sono stata, ad esempio, bullizzata, è perché consciamente o inconsciamente sono una persona che ha delle paure, sono una persona che ha delle insicurezze, sono una persona che a qualche livello sta vibrando in una frequenza attraverso la quale sto attraendo il carnefice. Quindi la vittima a qualche livello attira il carnefice. Cioè, ragazzi, personalmente ho avuto esperienze di questo tipo dove io sono stata vittima di alcune circostanze e mi prendo tutte le mie piene responsabilità. Non era una cosa che io volevo consciamente, ma che a qualche livello, a livello inconscio, è stata attratta. Va bene? Quante volte abbiamo detto, quando ci è capitato qualcosa di brutto, perché mi è successo questo? È tutto a un perché superiore, e io questi insegnamenti li ho già dati in precedenti video, dove è fondamentale il processo del perdono, dove è fondamentale il lavoro su di sé, dove è fondamentale allineare l'inconscio alla parte consapevole, perché quello che crea è l'inconscio. Se noi abbiamo dei programmi depotenzianti nel nostro sistema dell'inconscio, noi possiamo creare delle realtà sfavorevoli a nostro favore. Se noi abbiamo dei programmi potenzianti allineati al nostro volere, noi possiamo creare la realtà che vogliamo. E questa è una legge universale, la legge dell'attrazione, va bene? Allora, ripeto, come c'è veramente tantissimo da dire. Com'è che noi attiriamo una circostanza, un evento, una persona nella nostra vita? Diciamo che se noi creiamo inconsapevolmente, le cose capitano a caso, e molte persone notano che, nonostante passino degli anni, dei mesi, alle volte capitano delle situazioni con persone, con circostanze diverse, molto simili, come il cricetto che continua a camminare dentro la ruota, che gira, 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 è sempre la stessa storia. Sembra un teatrino dove si presentano personaggi diversi, ma circostanze molto simili alle precedenti. Bisogna spezzare l'incantesimo, come? Riprogrammando il nostro inconscio. Allora, io ho un desiderio, perché noi arriviamo tutti, spirituali, non spirituali, New Age, religiosi, noi arriviamo tutti a un punto, quando esperienziamo nella nostra vita anche esperienze abbastanza turbolente, forti, le cose sono due: o ci risvegliamo alla spiritualità e quindi decidiamo di prendere in mano la nostra vita, decidiamo di agire nella direzione dei nostri sogni e di diventare creatori consapevoli e quindi usare la legge dell'attrazione a nostro favore, ok? E facendo questo è un grande lavoro spirituale. Quindi io quello che vorrei cercare di spiegare agli amici di Connessione Angelica è che riprogrammazione significa lavoro su di sé, significa io creo la mia realtà, io non sono più vittima degli eventi, va bene? Com'è che si crea la realtà? Nella legge dell'attrazione noi dobbiamo, vi faccio un, cioè è un, si tratta di un pensiero più un'emozione, ok?
con una grande carica energetica, però noi possiamo vibrare qui nell'amore o nella paura. Quindi se siamo creatori inconsapevoli, molto spesso possiamo vibrare qui e quindi creare delle circostanze negative nella nostra vita. Se siamo creatori consapevoli, cerchiamo di vibrare qui nell'amore. Cosa voglio dire? Se io ho il desiderio di guadagnare 5.000 euro al mese, devo avere dei pensieri positivi riguardo al denaro. Può succedere però che nel mio sistema di credenze ci sono delle credenze molto negative, religiose, spirituali, cose che ho imparato a scuola, dai genitori, dal telegiornazione. Però mettiamo, prima di parlare di resistenze, del perché non riusciamo a creare la realtà che vogliamo, facciamo finta che le tue credenze sono allineate al tuo desiderio. Quindi io voglio guadagnare 5.000 euro al mese, non ho credenze limitanti, quindi tutto è allineato. Provo gioia nell'affermare che sto guadagnando questa cifra. Quindi mi alleno, ringrazio come che questa cifra è già qui. Questa è una delle tecniche per mettere in pratica la legge dell'attrazione. Grazie perché guadagno 5.000 euro al mese provando gioia. Ma come faccio a salire in questa frequenza? Molte persone che affermano grazie perché guadagno 5.000 euro al mese, nell'affermare una cosa del genere sentono una resistenza, quindi non riescono a sentire che è possibile guadagnare 5.000 euro al mese. Ecco perché bisogna fare un lavoro di liberazione delle resistenze al processo di manifestazione. Attraverso l'eliminazione della resistenza, l'energia fluisce liberamente. E se io vibro nella stessa frequenza dei miei sogni e dei miei desideri, nulla impedirà all'universo di farmi manifestare quella circostanza, quell'evento e quel desiderio nel piano della materia. E ve lo spiego in due parole per essere più semplice. Ripeto, se io penso, se io sento gioia e amore allineato, in maniera allineata, ciò che io penso, la mia frequenza entra in risonanza con l'oggetto dei miei desideri. L'universo si muove più velocemente per farmi manifestare questo desiderio. E ci vuole un po' di allenamento, è come andare a correre tutti i giorni, va bene? Naturalmente, per poter praticare la riprogrammazione, non ci vogliono 5 minuti al giorno e poi tutto il giorno penso negativo. No, ci vuole un po' di allenamento, affermazioni positive. Più gioia, registrare le affermazioni positive, ascoltarle più volte al giorno, ringraziare per ciò che ho già e ringraziare per quello che desidero come che ce l'ho già. Quindi è sentire nel presente un evento futuro come se si è già manifestato nel presente. Questa è la legge dell'attrazione, è la legge per manifestare la legge dell'attrazione. Però molte persone non sanno come fare. Ragazzi, le tecniche sono tantissime, sono veramente tante. Io ne uso due o tre associate con Logos Healing e veramente sono strapotenti perché, ripeto, io faccio scrivere alle mie allieve, alle mie clienti, tutti i desideri, una lista di desideri, come che li hanno già manifestati nel presente, quindi eventi futuri già presenti. Un esempio: grazie perché ho comprato la casa dei miei sogni, entro il 31-12-2021, vi faccio un esempio. E cosa faccio? Affermo grazie perché ho la casa dei miei sogni entro il 31-12-2021, sono felice, sono piena di gioia e provo gioia. Per molte persone questo è difficile. Ecco perché interviene il Logos Healing, che è una tecnica da me ideata, da me veramente creata grazie all'aiuto dell'Arcangelo Michele, dove praticamente vengono eliminate tutte le resistenze e dopodiché si lavora
per salire nel livello energetico e provare gioia più volte al giorno. Più picchi di gioia io riesco a provare durante il giorno in relazione ai miei desideri e più riesco a toccare questa frequenza, la frequenza del mio sogno e del mio obiettivo. E quando non esisterà più resistenza, il desiderio si manifesterà, è la legge. Allora, vi racconto un episodio positivo. Iniziamo col positivo, che potrebbe sembrare una fesseria. Quando tu inizi a vibrare nella frequenza dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi, succede questo: l'intero universo si muove e accadono delle sincronicità divine dove tutto si connette e dove tutte le persone sembrano voler aiutarti a realizzare i tuoi progetti. Ok. Un esempio, decido di fare un mazzo di carte e ultimamente ho pubblicato anche nei miei video su YouTube. Sono andata a cercare persone abbastanza esperte in materia e non sono riuscita a riscontrare un esito positivo in questo senso, ma portando il mio progetto all'esterno nel mio video delle carte, praticamente nei video che faccio settimanali della lettura delle carte, ben tre persone molto competenti si sono proposte a me per aiutarmi in questo progetto. Poi ultimamente vi faccio un esempio: praticamente fare una vendita di una casa, ma non ho il tempo materiale per potermene occupare. Ho chiesto, ma anche con una semplice preghiera, se mi potevano aiutare, se l'Arcangelo Michele e gli angeli mi potessero aiutare in questo, ho iniziato a ringraziare come che la casa era già venduta. Ok? Diciamo che si stanno muovendo tutte le sincronicità divine. È arrivato a me addirittura come si dice, la titolare di un'agenzia immobiliare. Non sono stata nemmeno io a cercarla, è lei che ha cercato me e mi ha detto: guarda che la tua casa è proprio ha le caratteristiche delle case che stanno cercando i miei clienti. E sembrano piccoli miracoli, ragazzi. Funziona così la legge dell'attrazione. Quando ho fatto il quadro delle tipologia di visioni. persona che volevo incontrare, ragazzi, nel giro di pochi giorni questa persona l'ho incontrata ed è stato proprio questa persona a cercarmi. Ve ne potrei raccontare mille di situazioni. Quando veramente le frequenze sono alte, arriva di tutto nell'amore, perché, ripeto, esistono due cariche magnetiche, è l'amore e la paura. Tu dove vuoi vibrare? Adesso vi racconto un po' di paura. Ok, nel senso che anni fa, quando ancora non conoscevo la legge dell'attrazione, questo è per farvi capire quanto siamo potenti noi esseri umani. C'era un'amica che praticamente aveva avuto un incidente, un tamponamento, Grazie niente a di questo. grave. Incidente, le ha ricevuto un risarcimento di 2.500 euro. Ancora ero molto giovane, lavorichiavo, però sinceramente una cifra del genere mi avrebbe fatto comodo. Il mio desiderio, in silenzio, senza dirlo a nessuno, è stato quello: qu quanto vorrei che accadesse anche a me, così potrei pagare questo, pagare quello, comprarmi quello, comprare quell'altro, senza tenere in conto tutte le conseguenze negative che comporta un tamponamento e dolori alla cervicale, ragazzi. Attenzione a quello che pensiamo e a quello che sentiamo. Comunque, voi non ci crederete, nel giro di pochi giorni, massimo un mese, io mi ricordo è stata proprio una cosa immediata. Io ho fatto il tamponamento, sono stata tamponata. Ho ricevuto il risarcimento, sì. Quanti mesi sono stata a letto con i dolori? Quanto sono stata male? Ragazzi, io lì sono rimasta scioccata, mi sono anche un po' spaventata, però ancora non conoscevo la legge dell'attrazione. Quando ho iniziato a studiare la legge dell'attrazione, ho detto: ecco perché mi è successo. Piccolo particolare, siamo molto bravi a tirare le cose negative perché la maggior parte delle persone purtroppo sono programmate al negativo. Da dove? Siamo stati programmati da bambini.
A scuola ci hanno insegnato sempre le cose un pochino negative, diciamo la verità, non ci hanno insegnato a essere felici. Se a scuola insegnassero queste cose, molto probabilmente ci sarebbero adulti più felici, bambini e adolescenti più felici, non credete? Comunque, senza, chissà, magari un domani ci saranno le scuole dove insegneranno ai bambini queste cose. E quindi cosa volevo dire? La televisione ci programma, anche internet stesso ci programma, ne dicono di tutti i colori, sul Covid, sui vaccini, su questo, su quello. Qua bisogna usare un po' di discernimento anche, su quelle che sono le notizie che andiamo a cercare. Piuttosto che guardare un telegiornale che mi mette l'angoscia, magari leggo un libro istruttivo. Ecco, qua davanti non ne ho, però ci sono veramente tanti libri che, ci aiutano a crescere dentro, a cambiare il sistema di credenza, a capire che veramente se noi cambiamo la nostra mente e le nostre emozioni, noi possiamo cambiare letteralmente completamente la nostra realtà esterna, perché tutto ciò che è fuori è una proiezione del nostro interno e non viceversa. Se in questo momento della tua vita tu ti trovi in una situazione veramente drastica, brutta, negativa, ti devi completamente disconnettere con l'esterno, entrare dentro di te, pregare, va bene? Perché tutto questo è molto spirituale, ragazzi. E una volta che raggiungi la tua pace interiore, inizi a dire cosa vuoi dalla vita, cosa io voglio. Ma ricordati bene, anima infinita, l'universo non risponde a quello che vuoi, risponde a quello che sei. Cosa voglio dire con questo? Che l'universo risponde a come tu vibri, a chi tu sei ora. Se io cambio quello che io sono, cioè se io in questo momento sono triste, io cambio la mia realtà lavorando per essere nella pace, per essere nella gioia. Io sono la gioia, l'esterno proietterà a me la gioia. Capite? Se io in questo momento sono povero, non ci devo pensare troppo, cambio le mie credenze, inizio a fare pensieri di ricchezza, inizio a sentirmi ricco, inizio a vibrare nella frequenza della ricchezza e prima o poi l'universo si inchinerà a te. E questo è un percorso, è un processo e bisogna lavorarci, e poi bisogna fare anche azione nella direzione dei nostri obiettivi. Quindi gli step sono pensare, perché il pensiero positivo c'è chi lo prende in giro e lo sminuisce e si sbaglia, no? Perché i pensieri positivi creano realtà positive, ma devono essere associati, unione di intenti, emozione e pensiero. Io penso, sento e creo, ok? E sono. Io penso, sento, sono, creo, ok? E agisco quando io sono energeticamente pronta in questa vibrazione, in questa frequenza, posso iniziare ad agire. Perché se io agisco, che ho delle credenze negative, magari faccio tanta di quell'azione e non accade niente, è perché a qualche livello ci sono dei pensieri sabotanti. E questo è il segreto della legge dell'attrazione. Quindi per eliminare le resistenze, ragazzi, io non ho sentito nessun video su YouTube che spiega come eliminare le resistenze. E ragazzi, con Logo Ceiling è possibile, e questo Logo Ceiling veramente così ti toglie le credenze negative, i pensieri negativi, le paure, ti scioglie i blocchi, ti scioglie tutte queste cose e poi si può lavorare per. Ed è un qualcosa che ti rimane una volta che tu impari come si fa. È come dire, imparo ad andare in bici, io ti insegno come coach energetica, ti insegno questi piccoli passi, tu poi tu con me è come un bambino, no? Che sta guidando la bici con le rotelline, io ti aiuto un po' a guidare la bici con le rotelline, poi sarai in grado di togliere le rotelline della bici e saprai pedalare da solo, da sola, e sarai in grado di veramente di manifestare i tuoi sogni. La legge dell'attrazione è una legge che funziona, è potente.
Naturalmente, principio essenziale secondo gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele è che tutto sia allineato all'amore e non a danneggiare né te stesso né gli altri. Quindi, quello che io insegno nelle mie lezioni di coaching è creare e diventare, aiutarti a diventare un creatore consapevole della tua realtà in nome dell'amore, senza danneggiare nessuno, nemmeno te stesso, nemmeno te stessa. Quindi creare una realtà che ti dia, non so, vuoi raggiungere il successo? Bene, ma che ti dia appagamento, che ti dia gioia, che ti dia pace, perché sono queste le emozioni che noi dobbiamo provare nel manifestare i nostri desideri, ok? Bene, io spero di essere stata abbastanza chiara. Fatemi tutte le domande che volete sulla legge dell'attrazione, sulla manifestazione. Potete chiedermi ciò che volete, scrivere i vostri commenti e io vi risponderò attraverso un altro video. Io vi saluto, vi ringrazio, a presto, ciao ciao!